Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo dell'aspra discussione che Letizia ha avuto con Stefano, dopo che quest'ultimo ha parlato male di alcuni concorrenti. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. L'ultima puntata del GF è stata rinviata a causa della finale di Supercoppa Italia, lasciando in attesa la decisione sulla nomination di Beatrice, Sergio e Federico. Stefano Miele, già in nomination per un provvedimento disciplinare, ha avuto un confronto con Greta Rossetti, criticandola per aver sminuito la sua relazione con Mirko Brunetti e per aver espresso sostegno ai Perletti. In seguito, alcune concorrenti, tra cui Greta, Fiordaliso e Letizia, hanno discusso di Stefano in giardino, esprimendo dubbi non solo per il suo comportamento con Greta, ma anche per un'altra questione. Durante una conversazione con Letizia, Stefano ha lasciato intendere che Federico Massaro potrebbe essere omosessuale. Letizia Petris lo ha criticato affermando: «Non è carino quando non c'è una persona presente». Anche Fiordaliso è stata infastidita da questo comportamento, e ha definito Stefano un provocatore, un'opinione condivisa anche sui social, dove molti si sono schierati con Letizia. L'opinione generale è che, se Federico fosse gay, l'unica persona che dovrebbe rivelarlo dovrebbe essere lui stesso. Fiordaliso ha detto: «A me piace Stefano, però anche il discorso che ha fatto a tavola, lo hai fatto anche te, abbiamo avuto la stessa sensazione». Letizia ha risposto: «Sono cose che non si dicono se non c'è la persona presente, un po' come fece Beatrice con me». Fiordaliso ha espresso il suo fastidio per l'atteggiamento provocatorio di Stefano, dicendo: «Per me no, ma anche chi se ne frega, Stefano è qui per provocare e questo mi dà un po' noia». E tu cosa ne pensi del comportamento di Stefano? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.